La mitica formazione inglese, che negli anni 60 funziona da apripista, ha funzionato da apripista a tutti i gruppi beat provenienti dalla Gran Bretagna e che proprio qui in Italia, grazie all'affetto dei fans e di tutti noi, di tutti gli appassionati, ha trovato una sua seconda patria. Il quartetto all'epoca era composto da Shel Shapiro, Robert Posner, Johnny Carlton, Mike Shepstone e ha raggiunto l'apice della fama vendendo milioni di dischi con canzoni ancora oggi popolarissime, come ad esempio C'è una strana espressione nei tuoi occhi, che noi tutti ricordiamo, Che colpa abbiamo noi, che si piazza al secondo posto in classifica nello storico cantagiro del 66, ottenendo anche il primato nella classifica delle vendite di dischi a 45 giri, ma anche altri come La pioggia che va, Bisogna saper perdere, presentato in coppia con Lucio Dalla, al quale farei un grande applauso, al Festival di Sanremo del 67, ottenendo anche lì un enorme successo di vendite e di pubblico. La critica musicale li ha definiti i Beatles italiani, ma il gruppo si è sciolto nel 1970, ma proprio grazie appunto alla grandissima amicizia esistente fra Bobby Posner e Mike Shepstone, il gruppo si è riformato e così abbiamo i The Rockers, Mike e Bobby. Grande consenso di pubblico nei loro tour, anche qui in Italia, nei 2000 e nel 2010. Questa sera ci faranno ascoltare non solo i loro vecchi successi, ma anche i loro nuovi brani, quei brani che hanno cambiato la storia della musica italiana. E noi siamo qui pronti e lieti di sentire i The Rocks in una formazione del tutto particolare, perché non saranno solo. Farei salire sul palco i The Rocks, Mike and Bobby and Girls. Buona musica. Grazie. Ciao Franco Villa. Come state? Bene? Sono diventato sordo. Come state? Bene? Bene! Ah, meno male. Allora, ti piaci le canzoni rock and roll? Sì! Anch'io. Però stasera facciamo le canzoni di Claudio Villa. One. Ah, ci siamo. Ok. Che belli. Ci fa molto piacere di essere qui di ritorno. Eravamo qui nel 66, forse c'eravate un po' di voi ancora qui, poi siamo tornati un paio di anni fa e mo eccoci, siamo qua di nuovo. A questo passo mi sa che torniamo fra 2 mesi, però forse voi sapete, conoscete i nostri successi che abbiamo avuto nel passato, e sapete forse che facevamo sempre canzoni di rock and roll e incominciamo sempre con una canzone di rock and roll. Questa si chiama Little Queenie, che sarebbe Piccola Regina. Te la racconto, che c'è questo 19enne, questo ragazzo sta in un locale e vedi una ragazza di 17 anni che entra, va verso il jukebox, mette un po' di soldi, lei gira a lui, sorride, le sue ginocchia va Giacomo, e prosegue un po' così. Lui poi cerca nella canzone di tutte le maniere che potrebbe fare un approccio a questa ragazza. E allora, siamo pronti? Oh, okay. Mentre che parliamo, scusateci perché il nostro italiano è un pochino, diciamo, arrugginito. Ma dopo... io parlo italiano molto perfettamente. Sì. Ok. Faccio il sbaglio. Siamo pronti? Ok. A 1, 2, a 1, 2, 3, 4. I can
take it. And if she'll dance, we'll make it. Come on, Queenie, let's shake it. I said, go, 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 little Queenie. I said, go, 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 little Queenie. I said, go, 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 little Queenie. Ah, oh, she has saxophone. Uno dei primi nostri successi adesso. Ok, siamo pronti. Ok. Uno, due, forza Lazio!
dovete cantare con noi, eh? Conoscete tutte le parole delle nostre canzoni? E allora cantate insieme con noi. Ci aiuterete, perché ci aiuterai. Perché noi non ricordiamo mica le parole. E possiamo guardare le vostre labbra, così ci dà la spunta per cantare le parole giuste. Okay. Siamo onorati, c'è Mike sulla batteria. Mi dispiace per voi. Quasi scordato le parole. E allora? Tempo un po' di grappa? Ah, sì. Che bella la grappa qui in Italia. Mi piace, mi piace. Ubriacone. Voi pensate che è acqua, vero? Io so differente. All right. Okay.
questa è un'altra canzone di rock and roll, si chiama Walking the Dog, che sarebbe camminando il cane, con un sacco di fischi, perché il cane cammina via sempre, mannaggia la miseria. Ancora aspettando quel due pullman di fans che dovevano arrivare 2 anni fa, ancora non hanno preso il permesso del caso di riposo per uscire, ma comunque saranno in giro da qualche parte. Siamo vecchi, sai, mannaggia la miseria. Non so quanti anni possiamo continuare facendo queste cose da ragazzi. La barba è tutto grigio, i capelli, boh. Poi se lui levi il cappello... Che sorpresa! Pensavo che aveva i capelli fino a qua. Chiedo scusa a quelli davanti perché magari con le luci sarete abbagliati dai riflessi dalla luce. Che famo adesso? Musica! Ah.
Sì, comunque abbiamo per farvi sapere che più o meno come l'ultima volta che eravamo qui abbiamo provato con le ragazze, con le rimel. Però pochissime ore, pochissime ore. Perciò se aspettate la perfezione non la troverete. Comunque, siamo più o meno là. Siamo umani. Umani? Umani? Io forse. Tu non lo so. Semi-umani. Uno dei nostri, diciamo, minori successi. Grazie a te. Dovete cantare più forte perché mi sto perdendo le parole qua.